Oh, che bella. Oh, ti piango, eh. Che bella che sei. Ma che... Ma bellissima. Ma... Mi stanno tremando le mani, aspettate. Con quest'abito mi sono sentita veramente bene. Allora, io l'adoro, solo per lo scollo sono un attimino indecisa. Sì, anch'io. Già, anche papà non mi sembra molto convinto, sì, insomma. In te cosa ne pensa il papà? Sì, in décolleté mi sembra un po' troppo. C'è bisogno che tutti vedano quello che non devono vedere. Sono gelosa, la verità. Per lui sono ancora una bambina di 12 anni. Nel senso, quando si guardiamo la TV e vede due persone che si baciano, cambia canale. La mamma, invece? A me piace le cose un po' più romantiche. Questa scollatura mette troppo in evidenza. In evidenza qualcosa di troppo. Quest'abito mi piace molto, però c'è da dire che mia figlia comunque ha un seno prosperoso e quindi su di lei penso che starebbe meglio un pochino più accollato, perché la involgariva molto questo fatto. Forse se lo indosserei io starebbe meglio. Allora, eccomi qua. Maria, a che punto sei? Pronto, è tutto pronto. Perfetto, dammi anche un po' di tulle rosa così. Quello lì, brava, brava. Se sarà necessario improvvisiamo. Grazie Maria. Oh, queste finalmente sono le scarpe mie preferite. Con queste sì che mi sento a mio agio. Io sono romantica, però quel tocco di rock ci deve stare un pochino, sempre. Eccoci. Che ci fai con quelle cose ai piedi? Non sono cose, si chiamano anfibi. Non lo so come si chiamano, tesoro, vorrei mica insegnarmelo. Sono bellissime. Non vorrei mica sposarti con quelle scarpe, eh? Certo, assolutamente. Ma non ci sì. Pensare neanche. Ma perché? È una sorpresa per tutti. No, è un colpo per tutti. Concentriamoci sul nostro abito. Guarda qua che bello. Molto. Allora, questo è un abito che in realtà nasce bianco. Io te l'ho fatto modificare così, con questi pannelli di rosa. Sì. Toglietegli quegli anfibi immediatamente. Che brutta cosa. Lei, le portate lei? Sì. Le portate tu? E certo. Per farmi dispetto. Sono bellissimi. Sono meravigliosi. No, bellissimi. Questi drappeggi qua sopra che sembra una farfallina. Beh, allora, sì. Andiamo con ordine. Questo inserimento di questi spicchi di tulle leggermente colorato è una roba che abbiamo fatto un po' work in progress con le nostre sarte in laboratorio. Divina, tu che dici? Già dall'espressione non mi sembri molto convinta. No, mi piace molto il punto vita, quello sì. Il corpetto non mi piace, secondo me dovrebbe essere un po' più strutturato. Io sono una stylist e devo controllare che la scelta di mia sorella sia perfetta. Beh, io prima lì in sì. Camerino ho intravisto un anfibio, ma che scarpe avete scelto? No, no, niente, classiche, classicissime. No. Classicissime. Assolutamente no, il tacco è d'obbligo. L'hai scelto tu? Certo. Pensava mica che gliel'avessi mio, consigliati io quelle cose. Quegli scarponi da sci. È una sorpresa per tutti. È stupendo. Scherziamo, eh? Oh mio Dio. Io sono così. Però, Aurora, io ti vorrei vedere un po' più classica. Ecco, una sposa tipo anni... Mamma, parli proprio tu, che di mamma classica non hai mai avuto niente, quindi dovresti essere classica anche tu, eh? No, sai... Da qualcuno ho preso, voglio dire. Vedo una certa contestazione dell'applauso del papà. Cerchiamo adesso di tirar fuori la vera Aurora, che per il momento non è neanche questa, eh? Quindi, Margherita, indossiamo la nostra maschera e rimettiamoci al lavoro. Tu vai in camerino, okay. Aspettaci lì. Va bene, arrivo. Io ho bisogno di assentarmi un poco. Posso assentarmi? Arrivo, eh? Tra un po'. Ma lo stai andando? È pericoloso questo. No, assolutamente.
Ho ritrovato il primo abito che ha provato Aurora, mi è piaciuto da subito perché era molto brillante e poi questa gonna ampissima che proprio sembrava una nuvola, sembrava una panna montata così, no? Per un momento volevo indossare quell'abito e vedere come mi stava. L'ho messo, l'ho provato e devo dire che è stupendo, è stupendo, è adatto a me. Anche perché poi sono la madre della sposa, anch'io devo avere un certo, non posso sfigurare al matrimonio di mia figlia. Allora, partiamo con un abito, sì, dal corpetto, con un décolleté a cuore ma non troppo scollato. Okay. E poi su aggiungiamo una gonna, ciuffi di tulle. Mi dovete un po' scusare l'attesa in realtà, perché questo abito non esiste, lo stiamo inventando. Domanda? Tu? Non lo so, sicuramente stanno combinando qualcosa, conoscendola. E dove è andata a finire? Questo è preoccupante. No. Cioè, tu morivi dalla voglia di saltarmi dentro. Sì. E alla fine ce l'hai fatta, rubando l'abito a tua figlia, perché questo abito mi sembra che a tua figlia piacesse molto. Anche a me. Cioè, tu ti presenteresti al matrimonio vestita così? No problem. Emilia ha sempre avuto la voglia di essere protagonista. Ed era un protagonismo poi a lungo andare che disturbava il mio essere. Devo dire che una mamma classica Aurora non ce l'ha. No. Sono un'incompresa. Spero che l'Aurora non la veda. Io vorrei proteggere la sposa quel giorno. Perfetto, bravo. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Ecco, proteggiamo la sposa. Oh, che bella che sei! Che sognessa! No, neanche a me era mai capitato, Aurora, te lo voglio dire. Sei bellissimo, che ad una prova Aurora. Di abito da sposa... Aurora, me lo fai provare, quello? Ma a me non mi viene da ridere.